Lei, ma Daniela, perché Daniela è andata a prendere in vita? No, perché io sono molto riservata sulle mie cose, quindi non mi piace molto parlare delle mie situazioni. Però un motivo c'è, io ho una sorellina che ha 26 anni adesso, che all'età di 6 anni ha avuto un tumore al cervello. E in quel periodo, io piccolo, avevo 12 anni, ho questo ricordo che mia mamma mi andava spesso in chiesa e che faceva parte comunque dell'associazione dell'Unità. Io sono di Catania, sono siciliana, quindi non parlo di lui. E mi ricordo che era un periodo in cui organizzavano questi viaggi a Lourdes e loro non potevano andare perché comunque vabbè, un po' non stavo benissimo. Babbo lavorava poco, diciamo era un po' tutto un po' un casino. E c'era stato un aiuto da parte dei ragazzi, quindi l'hanno comunque agevolata e hanno fatto questo viaggio in treno famoso, dove è ritornata, tanti racconti, tante belle cose, tante anche brutte cose, purtroppo che insomma ho visto. Questi racconti sono sempre rimasti un po' impressi, ero sempre molto piccola per capirlo, crescendo per me è rimasta un po' in questa angolina, diciamo, un po' l'idea. Lei ora sta bene, ha 26 anni. Sì, qualche cosina mi è rimasta da starci dietro, ma insomma sta bene, l'importante è quello. Quindi diciamo che a maggior ragione, insomma, se posso essere detto in qualche modo, preferisco scegliere, ecco, questo. Io non direi, non aggiungo altro. No, mi auguro solo che questo risponda, quindi, sì, no, perché comunque sono messo di convincere, non è semplice, non è semplice. Cioè, questa notizia di oggi, più che un gusta, la notizia è stato un gusta e... Si è interiorizzato profondo. Sì, ma va benissimo. Grazie, sì, poi bisogna parlare di queste cose. Di base, tutto sì, quello che faccio c'è sempre la mia disposizione di proporre, di fare, perché un po' è la passione mia e un po' anche il mio modo di fare il carattere, cioè quello proprio di far vedere alla gente che un po' tutti, se abbiamo un po' voglia e passione, possiamo fare tantissime cose, possiamo anche essere d'aiuto senza niente, perché io prima, ripeto, non potrei comunque fare questa grande beneficenza in altri modi se non con i miei lavori, quindi... Poi Daniela c'ha un aspetto in più, c'ha l'aspetto suo professionale, perché poi forse tu non tutti lo sanno, te lo sai, c'è un aspetto logistico. Lei è la signora dei fiori, perché ha un negozio di fiori, bellissima, vicino a Piazza Parrucchieri, dove c'era lei, c'era Beniamino Parrucchieri, Barbiere, anzi, che era un punto di incontro di quel piccolo microcosmo fatto di Damiata, Piazza Ponchielli, via Cesare Battisti, via Scanzanese, dove siamo cresciuti noi, perché Elisa era nel palazzo dove è Ferroni e quando venne, allora direte voi, spazio, sì, spazio sul piano di ricordi e di memoria, ma anche di sentimento, quando venne ad abitare lei, con i suoi genitori, con le sue sorelle, bella, ricordi in particolare, vennero questi signori che facevano commercialisti con una macchina che portarono in quella strada un vezzo di borghesia in più, un vezzo di borghesia, il suo babbo era un signore distinto, con i baffetti, no? Cioè, baffetti, sì. Sua mamma una bella signora importante, genomica, bel viso, bella signora. E quindi fu una famiglia che portò qualche cosa. Quindi noi siamo... E lei oggi ha dato qualche cosa in più, ripete, sì, a vende fiori, vende piante. No, non è semplice. Non si è scaricata la vita. Che fate? Se la mia vita è letto di switch, aspetta. Signora, sì, certo. Cioè, no, anche lì fa nervoso perché comunque in commissione negozio ho un po' di tempo da qualche anno. È bellissima, sì, lunga scanzanese. Sono di fronte a casa sua, tra l'altro mi viene contentissimo. Ogni tanto si affaccia, mi saluta per 7 anni. Però ecco, diciamo che anche all'interno del negozio ho inserito un po' d'arte, ci sono le quattro esposte, un po' la galleria. Poi vuoi aggiungere d'ora in poi non fiori, non solo fiori, ma anche opere di me. Questo è il mio lavoro.